Benvenuti, siamo con Domenico Molinari, conosciuto come Mimmo, candidato nella lista dell'Udeur a sostegno del candidato sindaco Giorgio De Matteis. Molinari, lei dopo anni di impegno come segretario comunale e poi come dirigente della regione, a contatto con molti comuni, lei stava nei lavori pubblici, come mai la decisione di passare dall'altro lato della barricata, diciamo? Beh, innanzitutto ringrazio te che mi fai una domanda di questo tipo. Tra l'altro abbiamo lavorato insieme, io sono stato il tuo segretario comunale, credo, spero che abbiamo lavorato molto bene insieme per quei 7-8 anni che siamo stati, che sono stato giù a Villa Sant'Angelo. La mia esperienza nei comuni è stata importante perché ho conosciuto gente, ho conosciuto le realtà locali, tutte le realtà locali, dai piccoli comuni al comune più piccolo, anche a comuni più grandi, la provincia dell'Aquila per un breve periodo, il comune Arezzano per un altro periodo, e poi la regione. La regione, ho guardato la storia, diciamo, amministrativa da un altro punto di vista, operando a vantaggio degli enti, tutti gli enti. La mia esperienza nei comuni è servita a conoscere, uno, la politica, due, l'umanità della gente, e questo mi ha aiutato poi nel lavoro innanzitutto, e poi quando mi è stato proposto alla fine della mia esperienza lavorativa, sono da pochi giorni in pensione, mi è stato chiesto di dedicarmi alla città, io ho ritenuto opportuno, è giusto non doverlo fare per tutto quello che ho ricevuto dall'Aquila. Sono qui da 30 anni, da più di 30 anni, l'Aquila mi ha donato due figli, due li ho, me l'ha donati Napoli e due me l'ha donati l'Aquila. C'ho la mia casa, i miei affetti, sono tutti qui. Nel momento in cui il mio impegno professionale è cessato, ho creduto opportuno di mettere a frutto tutte le esperienze, il bagaglio culturale, umano, eccetera, che ho imparato negli enti locali, e credo che sia opportuno che chi ha la possibilità di restituire alla società, alla città, le proprie esperienze positive, che non sono solo professionali, ma anche quelle, sia giusto dedicarsi, soprattutto in un periodo di questa gravità eccezionale che questa città sta vivendo, sia giusto restituire alla città tutto quello che è possibile, anche da un punto di vista professionale. A proposito di figli che lei ha citato, in famiglia c'è una celebrità, adesso si può speriamo. Dire, perché lei è il papà di Simona Molinari, insomma, che è conosciutissima. Molto amata a livello nazionale. Come ha preso Simona la notizia che anche lei ci avrebbe messo la faccia? Ma essere il padre di una ragazza che vive un'esperienza di questo tipo è bello, sicuramente entusiasmante ed emozionante, però non è facile. Io credo che lei debba sta seguendo e seguirà la sua attività in maniera molto libera. Infatti non l'ho voluta inserire né utilizzare la sua figura per offrire diciamo, la mia candidatura alla città, perché ritengo non sia giusto. Credo che lei ha un'attività molto delicata, molto difficile, soprattutto in un periodo in cui per la cultura i finanziamenti sono ridotti. E quindi è necessario che lei svolga la sua attività nella tranquillità, perché è ancora all'inizio. Speriamo che sia, come dici tu, diventerà una celebrità, perché la sua musica è bella, piace a una fascia di pubblico, però la politica è una cosa molto seria, è molto importante. Non possiamo utilizzare Simona per la politica. Poi è la politica che deve dare alla musica qualcosa in più. Poi lei è un testimonial di tutta la città, naturalmente. Questo lo ha fatto per tanto tempo. Non di una tempo. Parte, naturalmente. Lei lo ha fatto in maniera molto seria, gratuita, in tante occasioni, non ultima anche quella milanese, dove si è cantato per L'Aquila, le canzoni per la città di L'Aquila.
lo ha fatto in silenzio senza approfittare del momento. Avrebbe potuto farlo in una maniera diversa, l'ha fatto in una maniera molto delicata, perché sulle tragedie non bisognerebbe mai speculare. Lei, al di là del ruolo di imparzialità, naturalmente, che le dava il ruolo di segretario comunale, dove poteva esprimere delle idee ma non delle posizioni, diciamo così, adesso invece ha fatto una scelta in un fronte moderato, di centrodestra, diciamo così, il candidato sindaco Giorgio De Mattesi è stabilmente in maggioranza in regione a sostegno della giunta di Gianni Chiodi. Ma è sempre stata la sua collocazione quella del centrodestra o no? Sindaco, lei conosce bene qual era la mia posizione, tante volte abbiamo ragionato su fronti opposti, però trovandoci sulle cose vere d'accordo, no? Quindi è una domanda non trabocchetto, è una domanda che accolgo con piacere. Io sono sempre, ho gravitato, ho sempre dato i miei voti per un orientamento di sinistra, sempre. Adesso è capitata una cosa strana, per la verità a volte anche i miei amici insomma si arrabbiano con me, dicono che hai combinato, perché sei passato dall'altra lato, io non sono passato dall'altro lato, sto in questo momento cercando di fare qualcosa che per me è importante, perché appunto voglio dedicare la mia attività alla città. Mi è stata data la possibilità di una parte dall'Udeur, precisamente da Srur, Mimmo Srur, con il quale io ho un rapporto di antica amicizia, di stima reciproca. Non mi è interessato guardare la parte, mi interessa lavorare per l'Aquila, fare qualcosa per l'Aquila. Io spero di poter stare seduto un domani nel Consiglio Comunale e parlare una lingua che sia una lingua anche di sinistra, però che sia una lingua efficace. Perché allora De Mattesi e non altri? Uno, perché mi è stata data la possibilità di farlo da quella parte, altri non sono arrivate, altri inviti. Due, credo che adesso si debba cambiare. Quando qualcosa non funziona in questa città, e non mi sembra che abbia funzionato tutto, o meglio, ha funzionato poco, sia giusto cambiare. Io penso di poter... penso che De Mattesi sia oggi la persona giusta per poterlo fare, anche per dare una svolta significativa a questo processo di ricostruzione, che non è una ricostruzione solo fisica, ma è una ricostruzione di aggregazione, una ricostruzione sociale, umana, cioè ci sta di tutto. E questo uomo, che io ritengo sia all'altezza, perché è una persona per bene, una persona seria, onesta, queste garanzie ce l'ho e spero che possiamo fare qualcosa di buono in questa città. Grazie. Grazie a voi.